Ma salve! Ben arrivati al primo episodio di Retrospettiva! La rubrica in cui, con uno sguardo retrospettivo, andremo ad analizzare alcune delle perle videoludiche che hanno fatto la storia dei videogame. Molti mi conoscono come Link Troll o lo youtuber del popolo, ma la mia vera identità è quella del Dottor Retro, esperto luminare di videogiochi retro. Il primo episodio lo voglio dedicare ad una serie che, insieme ad altre ovviamente, ha praticamente scritto la storia del platform, che tra l'altro voi sapete già essere il mio genere videoludico preferito. Per cui, miei cari followers, preparate tutti i simboli cristiani che avete in casa, perché oggi andremo ad affrontare in Castlevania il re dei non morti, Mr. Dracula in persona! Here we go! Mamma mia! Eccoci qui catapultati in Transilvania nel 1691. Le premesse del gioco sono veramente molto semplici. Vestendo i panni di Simon Belmont, membro di una famiglia di esperti cacciatori di vampiri, dovremo affrontare Dracula e le forze del male da lui scatenate. La struttura del gioco è molto lineare. Attraversi il livello, sconfiggi un paio di nemici, affronti il boss, raccogli un cristallo magico e via verso il prossimo livello. La formula sarà anche semplice, ma cacchio se funziona. Il gioco ti cattura e ti appassiona, e la curiosità di vedere cosa nasconderà il prossimo livello ti spinge ad andare avanti. La nostra compagna fidata sarà la frusta Vampire Killer, che è anche il nome dell'iconica soundtrack che state ascoltando in questo momento. Quest'arma non può che rendere Simon Belmont un figo di default, perché dopo tutto si sa che la frusta è l'arma dei personaggi fighi. Lo testimoniano Indiana Jones, Daya Kurosawa, Carlo Cracco. Oltre alla frusta potremmo anche fare affidamento ad alcune armi secondarie, come la cazzutissima Croce Boomerang, un orologio che ferma il tempo, un'ascia da guerra, un inutilissimo pugnale, la mia preferita, la boccetta d'acqua santa, e persino un fottutissimo rosario capace di uccidere istantaneamente tutti i nemici sullo schermo. Gli scenari purtroppo non sono troppo vari. Castello diroccato, castello con trappole mortali, cima di un castello, ho già detto castello, a cui si aggiungono caverne spaventose, una prigione e l'iconica torre dell'orologio che tornerà più volte nella serie. C'è però un motivo in particolare che ha praticamente reso questo gioco un cult, ed è la presenza al suo interno del suono più fastidioso mai creato. Oh, io vi avverto, non è certo roba adatta ai deboli di cuore, però fatevi forza e restate qui con me. Allora, siete pronti? 3, 2, 1... Nicco nicco ni! Intendevo l'altro suono più fastidioso mai creato. Così va meglio. Già. Ogni volta che perderete una vita in Castlevania, questo suono vi ricorderà quanto facciate schifo ai videogame! E fidatevi, fidatevi, lo sentirete ben più di una volta. Il gioco ha infatti la nomea di essere abbastanza difficile, così come tanti altri dell'old gen videoludica. Che poi in particolare l'elevato numero di morti dipende principalmente da un fattore, il rinculo che Simon subisce ad ogni colpo nemico. Sapete, mentre giocavo mi è successo giusto un paio di volte. Insomma, credo di aver reso l'idea. Se menzionerete il gioco ad un paio di persone,
Sicuramente qualcuno vi dirà che i peggiori nemici del gioco sono le teste volanti di Medusa, ma a mio parere non costituiscono un grande problema perché hanno pattern di movimento facilmente prevedibili. Il vero incubo del gioco sono i gobbi, i maledetti gobbi, perché a volte si muovono completamente a caso, mentre alle altre prevedono i tuoi movimenti in maniera precisissima. Ma come cazzo fanno? Muori! Ah, finalmente una bella pianura. Oh, ma allora siete stronzi! A rendere il gioco ancora più ostico si aggiunge il fatto che l'unica ricarica di energia nel corso del livello è costituita da un cosciotto di porco, che però è nascosto segretamente solo in certi blocchi frantumabili. Mi chiedo chi ce l'abbia nascosto lì dentro. Oh, Nino, senti una cosa. Ma ti ricordi che in Castlevania per il NES c'erano i cosciotti di porco nascosti dentro il muro? Sì, compare, perché? Certo me lo ricordo, ogni tanto tiravi una frustata minchia e ti usciva. Perché? Appunto, ti volevo chiedere, ma visto che anche tu sei un porco, cioè l'hai nascosto tu lì dentro? Ma dove? Dove? Ah, e poi il punto in cui ho rischiato di perdere definitivamente la sanità mentale è stato in questa stanza del penultimo livello. Oh, i movimenti delle teste di Medusa sono prevedibili, sì, ma diventano più difficili da evitare quando davanti a te ti ritrovi un cavaliere corazzato che richiede un'infinità di colpi prima di essere sconfitto. Guardate che cazzo di casino questa stanza! E lo sapete qual è la cosa divertente? Che dopo questa stanza infernale vi aspetta una boss fight con la morte in persona. Beh, considerando che da quel casino di stanza ne sono uscito con uno sputo di energia, sarei morto probabilmente anche senza il bisogno che la morte in persona si scomodasse. Nonostante queste mie lamentele, devo ammettere che spesso il gioco ti fornisce gli strumenti giusti al momento giusto. All'inizio del livello 3, ad esempio, si può ottenere l'acqua santa, che è ottima per fronteggiare i gobbi, e anche uno specifico scheletro più avanti nel livello. Mentre in quest'altro livello, ad esempio, è possibile ottenere subito l'orologio, che si rivela ottimo per bloccare questo fastidioso pipistrello che molte volte mi ha spinto in acqua. Sono inoltre presenti dei power-up speciali che ti permettono di effettuare un colpo doppio o triplo con le armi secondarie. E credetemi, mi sono stati fondamentali sia nella boss fight con le mummie, che nello scontro contro la morte che ho menzionato prima. La peggiore boss fight però è stata sicuramente quella finale con Dracula. Ci ho messo un'ora. Un'ora per sconfiggerlo! Non ci credi? Non ci credi? Guarda la mia cazzo di timeline del programma di editing! Guardala, guardala proprio! Dracula si teletrasporta da un punto all'altro, fa quello che ti vuole, poi ti lancia tre globi, a volte in alto, a volte dritto di fronte a sé. Il punto è che non riuscivo in alcun modo a vedere un pattern nei suoi movimenti o un modo per manipolarmi. È tutto fottutamente randomico! Poi quando finalmente ho capito che questi globi che lanciava potevano essere distrutti, ci ho provato e riprovato, ma il risultato non cambiava. Esasperato, che ho fatto? Ho cercato una soluzione su internet e ho scoperto che il boss è facilmente battibile con un trucchetto veramente meschino e di bassa lega. Basta posizionarsi ad una certa distanza da Dracula, saltare non appena apre il mantello e voilà! Un bel colpo di frusta in testa, evitando allo stesso tempo anche i globi. Ho messo in atto questa strategia e guess what? L'ho fatto fuori al primo colpo. La seconda fase della boss fight, poi, se muniti di acqua santa, è davvero una passeggiata. E niente, il castello crolla e il male è sconfitto. Fine! E questo è quanto. Un'analisi retrospettiva che sa cogliere sia quanto di buono c'è nel titolo, ma anche quanto di marcio. Le analisi retrospettive che troverete su questo canale saranno sempre oneste e cattive quando necessario, perché il dottor Retro non bacia mai il di dietro. E credetemi, quello di cui vi ho parlato finora non è che la punta dell'iceberg. Vuoi sapere qual è il vero peccato capitale di questo gioco? No! Io so cosa stai pensando. È sicuramente il rinculo di Simon che porta il giocatore alla morte.
Ma no, mio piccolo, paffuto, ingenuo amico, ma di quello ci siamo già occupati. E tu, sì, proprio tu, quello lì, quello là in fondo, che pensi di fare l'alternativa e dici, oh, forse il problema sarà mica la soundtrack noiosa e ripetitiva delle boss fight? Mi dispiace per te, non è nemmeno quello il problema. Sai qual è il problema vero di questo gioco? La totale mancanza di gnocca! Wow, un eroe senza macchie e senza paura che avanza sconfiggendo il male a colpi di frusta. Tutto molto bello, ma secondo te è verosimile? Ma neanche per il cazzo! Ma secondo voi, ma Super Mario si sarebbe fatto 8 castelli combattendo tartarugoni sputafuoco se poi non avesse avuto la certezza di... con la principessa dopo averla salvata? Ma per piacere! E questo, ragazzi, era il primo episodio di Retrospettiva. Se questa lezione videoludica vi è piaciuta, ovviamente schiacciate sul pollicione lì in fondo e lasciate anche un commento, perché per me è fondamentale sapere se questa rubrica vi è piaciuta tanto quanto a me quando l'ho ideata nella mia testa. Sulla realizzazione poi ancora c'è qualcosina da lavorarci, ma lo scheletro c'è già. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima e a retrovederci! A retrovederci? Ma che cazzo mi è saltato in mente?